Perché ho voluto insistere con questo libro, chiamandolo ancora Finestre sulla città, come il precedente? Questo ho voluto praticamente aprirmi anche ai dintorni, veramente. Però il libro precedente, anche quello, si chiamava appunto Finestre sulla città, perché devo dire che le finestre hanno sempre esercitato una suggestione verso di me. Mio fratello, che qui, lui si ricorda bene, quando stavamo nella casa dei nostri genitori là in campagna, proprio di fronte Urbino, io di sera mi mettevo seduto a guardare la città, perché mi sentivo pervaso da questi silenzi della campagna intorno. Avevo di fronte una città dalla quale mi venivano dei rumori di macchine, ma poche, ce n'erano poche veramente. Sentivo anche voci di uomini certe volte. Certe volte sentivo il martelletto delle guardie che battevano sulle inferriate dei carcerati per vedere se queste barre erano state tagliate. E mi ricordo tutte le sere, praticamente sull'imbrunire, sentivo questo rumore tipico. E io rimanevo a guardare la città, perché il sole tramontava dietro Urbino e vedevo questa aureola di rosa che praticamente circondava tutta la città, rimaneva suggestionato di fronte a queste cose. Poi, mano in mano che la luce si attenuava, vedevo accendersi tante piccole luci e quindi cominciavo così a fantasticare, a pensare chi poteva esserci, i miei amici che incontravo a scuola. E piano piano, appunto, poi queste luci si spegnevano e a questo punto io venivo richiamato in casa. Molto spesso mio padre mi vedeva lì. Ti guardavo quasi estatico, aveva pensato addirittura lui che io avessi una vocazione religiosa, sì. A un certo punto, aveva cominciato a parlare del seminario, di andare, dai, vai in seminario, dice, così stai bene. Ma io, no, io non ci voglio. Dice, ma guarda, no, siccome andavo a scuola a piedi da là, 2 chilometri di strada dovevo fare a piedi. Molto spesso succedeva che lungo la strada si prendeva una acquazzone, un temporale, arrivavamo tutti bagnati, bisognava stare a scuola tutti bagnati per 4-5 ore, tornava a casa con il mal di gola. Allora lui mi diceva, insisteva, mi diceva, guarda, che dopo, lì dentro non piove. Purtroppo, io l'ho ascoltato dopo. Purtroppo invece lì dentro poi ho preso il reumatismo articolare acuto, ancora qualcosa di peggio. Perché? Perché i luoghi chiusi, diciamo, si mangiava male perché era nel dopoguerra, arrivavano tutti i cibi in scatola addirittura dall'America, e quindi fra una cosa e l'altra, mangiare poco, male, stare sempre chiusi dentro, sono uscito con questa malattia. Tant'è vero che devo ringraziare qui il dottor Desgrilli, perché mio padre mi ha fatto fare una visita da lui e lui ha detto: no, bisogna portarlo fuori da qui al seminario perché lo dobbiamo curare a casa, se no lì. Lo devo ringraziare 50 volte. E dopo, una volta che ero a casa, non sono più voluto tornare. Comunque, a parte che adesso cerco un po' di tenere allegro un po' anche diciamo, l'uditorio per non stancare, ecco. E fino a qualche anno fa mi ricordo che hanno creato in me un'altra suggestione importante, le finestre di certe persone illustri di Urbino. Io mi ricordo uscivo di sera per cena verso le 9 e tornavo verso le 11. Di solito mettevo l'auto laggiù praticamente al vecchio mulino, quindi scendevo per San Polo. Salendo su per Piazza Rinascimento vedevo innanzitutto la finestra di Italo Mancini illuminata. E questo mi faceva pensare, perché lui riceveva gli studenti, parlavano fra di loro, poi uscivano fuori i suoi libri, lui era un filosofo. Poco più avanti vedevo in fondo, sulla destra, dietro quell'abete, la finestra ancora illuminata dello studio di Carlo Bo nell'università. E allora anche lì, questo mi faceva pensare, perché molto spesso poi mi capitava di leggere il giorno dopo sul Corriere della Sera articoli scritti da Carlo Bo, quindi pensavo, cosa poteva immaginare, cosa poteva avere lui nella sua testa, nella sua, no? E poi scendevo giù la via di San Polo, arrivavo in fondo e proprio al pari della via vedevo le finestre illuminate di Paolo Volpone. E anche qui, cominciavo a fantasticare cosa scriverà, avremo un altro romanzo, avremo.
Quindi tutte queste, ecco perché Firenze sulla città, ecco, in me ha esercitato un fascino particolare e ho voluto ritornarci praticamente anche con questo secondo libro, parlando e continuando, ecco, a guardare Urbino, ecco, parlando dei suoi personaggi, dei suoi luoghi, dei suoi, delle sue cose, anche le cose, diciamo, più piccole, anche più povere, come quell'orologio appunto fatto di corde, di ingranaggi, di ruote che abbiamo visto, e di pietre grosse che servono per tendere queste corde, e che si trova proprio qui, nel campanile del Duomo, che si trova qui a 50 metri di qui, che si alza praticamente là in alto qui sopra. Ricordo da bambino che praticamente mi ho sentito suonare tutte le ore, le mezze ore, i quarti d'ora addirittura di quell'orologio. Lo sentivo io da casa, da San Dal Bernardino, ecco, palazzo. quindi, no? Tutta una cosa che in pratica mi è rimasta, ecco, impressa dentro di me. Io qui ho due articoli, uno di Gastone Mosci, che praticamente mette in evidenza queste finestre, appunto, questo libro dice in cui si respira la dimensione di eventi culturali vivi e stimolanti, quali la grande mostra di Raffaello, lo scenario sempre di Urbino negli ultimi 15 anni, le conversazioni di Palazzo Pietrangulini, gli grandi artisti, grandi scrittori come Volponi, come Bo, ma anche i piccoli, anche gli uomini, anche Franco Lazzari, ecco, per esempio, io ho ricordato del suo Cinema Paradiso. Franco Lazzari era un amico che fino a 2 anni fa era sempre presente qui in Piazza della Repubblica, Mattina Mattina, Burghe, e vi giuro che praticamente questa sua presenza durava da quando andavamo a scuola insieme, alle scuole medie, ci rivedevamo lì in piazza, poi dalla piazza si facevano le vasche, le chiamavano quella volta noi, le passeggiate qui sotto il portico, specialmente in questi tempi quando il tempo era brutto, camminavamo sotto il portico, si facevano avanti e dietro, appunto si facevano. Franco Lazzari ha continuato fino a poco prima di morire, appunto, a venire in piazza, sempre circondato da un gruppo di amici che poi, quando è scomparso lui, sono scomparsi anche loro, non è che sono morti, semplicemente si sono non si dileguati, ritrovano. non si ritrovano più. E ieri è uscito un altro bell'articolo, appunto qui di Giovanni Lani sul Resto del Carlino, dove Giovanni Lani parla praticamente di questo libro come un diario dell'anima. E dice che questa raccolta in pratica è confortante perché mostra la possibilità di continuare a vivere di certezze più o meno grandi, legate alla storia e ai personaggi del luogo natio, mentre al di là, nei dintorni, le realtà minacciano di sfaldarsi e di corrompersi. La chiave di volta di lettura delle pagine di Calavalli c'è, cioè, semplice e nobile, l'amore per Urbino. Devo dire praticamente che questa città, infatti, mi ha sempre affascinato. Giovanni Lani termina qui con una frase che è stata letta, mi pare, di Georges Guillain, una frase che Georges Guillain dedica a Carlo Bo: tan alto è nella parola come nel silenzio. E dice Giovanni Lani: proprio come Urbino, tanto alto nel suo parlare come nei suoi silenzi. Grazie.